Siamo felici anche quest'anno di ospitare questa serie di concerti organizzati dall'Associazione Alessandro Marcello, con la quale collaboriamo ormai da 8 anni, con ottimi risultati sia artistici che di pubblico, e che ci permette di valorizzare il bellissimo organo Nachini del 1750 che arricchisce questa splendida basilica palladiana. Come diceva Don Paolo, sono diversi anni che si collabora affinché appunto possano essere proposte queste iniziative di valorizzazione dello strumento storico che questa splendida basilica possiede, insomma. E grazie al maestro Matteo Bruno che ha accettato appunto di essere con noi questa sera e so che ha apprezzato molto anche il nostro prezioso strumento. Dobbiamo dire grazie anche a lui se siamo riusciti negli anni a proporre questi concerti, perché è stata davvero una figura che ci ha incoraggiato, ci ha dato veramente lo sprint iniziale affinché a Venezia possa essere proposta un'attività concertistica dedicata esclusivamente all'organo. San Giorgio Maggiore è particolarmente caro al mio cuore perché per una questione diciamo di famiglia, di tutto mio nonno Vittorio Cini fece il restauro di quest'isola nel 1951 riportandola alla bellezza che tutti potete ammirare non solo in questa sede della chiesa ma anche nel convento vicino, adesso sono aperte anche le visite. Una notazione mi consento che di nuovo sull'isola e presso il convento benedettino alle mie spalle dietro sarà ospitato il padiglione del Vaticano della Biennale Architettura che inizierà con la inaugurazione adesso a metà maggio quando inaugurerà la Biennale Architettura, quindi anche quest'anno avremo il padiglione del Vaticano e una significativa opera architettonica. Quindi grazie a tutti per la vostra presenza e anche nella memoria di coloro che hanno fatto la storia di questo luogo, la millenaria comunità benedettina, Vittorio Cini, e concentriamoci e seguiamo questo bellissimo concerto. Grazie a tutti e buon concerto.